Quindi do un benvenuto a Gerardo, Gerardo Zambelli, quindi un grosso benvenuto. Stasera sono curioso anch'io di guardare bene come costruisce Gerardo. Ho visto sui suoi social alcune sue imitazioni, quindi Gerardo costruisce, almeno poi correggimi se sbaglio, dopo ti lascio la parola. Mosche classiche, Catskill, Devo, mosche secche sul genere classico, cosa che a me piace molto perché parliamo della storia della pesca mosca e sono costruite molto molto bene. Gerardo, lascio a te la parola, magari Grazie. ci racconti un attimo qualcosina Certo, di no, faccio te. giusto due Dopo. parole per spiegare perché sono qui e poi alla fine, Certo, perché in chiaro. fin dei conti io non sono un costruttore professionista, non sono uno che vive nel mondo della pesca, sono semplicemente un pescatore di lunga data, la faccio breve, inizio dal 76 quando ho iniziato a pescare. No, ho iniziato a pescare a mosca nell'84 dopo 8 anni di spinning e ho avuto subito in mano canna e morsetto, quindi ho iniziato subito a costruire e pescando quasi sempre, praticamente sempre con le mie mosche. È stata proprio una passione immediata. Ovviamente sono passati tantissimi anni, in questi anni c'è stata un'evoluzione anche nel mio approccio alla costruzione. L'84 è stato a Torino, innanzitutto volevo dire, ovviamente ho avuto comunque delle influenze perché erano gli anni in cui a Torino si sviluppava tanto la pesca mosca, metà degli anni 70, con il negozio di Felizzato, il negozio di Walter, e mio zio che mi ha iniziato la pesca mosca era abbastanza unito a questi personaggi, quindi comunque c'è stato un approccio, una conoscenza e una serie di informazioni che mi sono arrivate anche solamente per induzione. L'84 è stato l'anno appunto in cui ho iniziato e contestualmente è stato l'anno in cui a Torino, nel Po, sono arrivati tantissimi demoli e quindi la collego alla costruzione. Ho iniziato a costruire, mi hanno dato in mano queste mosche che erano le mosche classiche, però è arrivato anche il canard. Sono arrivato il canard, i demoli e di conseguenza il mio percorso costruttivo è iniziato con questo materiale. Poi nel corso degli anni, ovviamente sono cambiati i personaggi di riferimento della pesca a Torino, è arrivato Riccardo che ha rilevato con Claudio il negozio di Felizzato, a cui io non mi ero mai approcciato. Contemporaneamente è un po' sparito il negozio di Walter perché gli sono sopraggiunti i limiti di età e con Riccardo e con le persone che frequentano il negozio di Riccardo ho imparato anche a conoscere in maniera più approfondita poi le mosche della scuola francese, spagnola, quindi le Devo, la serie gallica, tutte le mosche spagnole, poi non tutto insieme, chiaramente è stato un processo evolutivo. E quindi mi sono appassionato sempre di più alla costruzione, mi sono approcciato soprattutto all'utilizzo di materiali che magari stavano diventando un po' dimenticati, perché il canard è bello bello bello, ma è anche fatto facile da montare, tanto risolutivo in pesca, perché è innegabile, però ha un po' appiattito quello che è stata secondo me, voglio dire, quello che è stato il mondo della costruzione. E allora piano piano, un pezzetto per volta, recuperi un po' di informazioni da una parte e un po' dall'altra. Siamo arrivati ad oggi, per cui mi piace andare a pescare con delle belle mosche, ecco, sostanzialmente, fatte con dei bei materiali, cercando di riprendere i concetti delle mosche classiche. Quindi sì, è vero, mi diverto a giocare, a replicare i modelli classici, le Devo, la Serenas, mosca principe delle imitazioni spagnola, ma è anche vero che le mie mosche in realtà non hanno, cioè non sono tutte la replica, anzi, moltissime sono mosche che riprendono i concetti di base, quindi le quattro ali in piuma di gallo piuttosto che di gallina, l'uso delle Eccles, quindi con le Eccles non prendi niente, non è vero, come sempre si dice la mosca che prende di più è quella che sta più legata al finale, lo diciamo tutti, l'abbiamo sempre sentito dire, e a riprova quest'anno, proprio perché c'è la possibilità di attingere dal passato, dal classico, da Riccardo ho trovato delle bellissime piume di gallo Limousin, lucentissime, bellissime, proprio belle, 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 ho detto io, e dovevamo andare sul Ribnik a pescare. Sono andato sul Ribnik e ho detto voglio prendere dei temoli con le moschine fatte con questa Eccol. Li ho presi, chiaro che magari con il canard ne avrei presi di più, sicuramente quando pescavo col canard ne prendevo di più, però li ho presi anche così. Quindi, insomma, la mosca classica non necessariamente significa prendere meno pesci.
per quello che riguarda me, il mio approccio alla pesca significa prendere dei pesci con delle mosche che mi danno soddisfazione, mi dà soddisfazione legare la finale, mi dà soddisfazione ancora prima a costruirle e dopodiché usarle, perché poi alla fine della fiera io faccio delle mosche per me, faccio delle mosche per andare a pescare. Poi è chiaro che non sono le mosche di uno che le deve vendere, quindi non le faccio in serie, non sono rapidissimo, mi piace curarle, ma lo scopo poi finale è quello. Detto tutto questo, grazie a Valerio che ha voluto la mia presenza qui, io ho pensato un filo conduttore di questa serata, le grandi effimere che usiamo noi in Dora in primavera, quindi dalle chilionuride alle ritrogene, alle Peurus e compagnia bella. Sono costruite, poi le vediamo, facciamo qui, scusate, ho portato alcune mosche, sono un po' nella scatola, un po' lì, quindi se voi volete farle girare o le avete già viste prima, sono a disposizione. Diciamo questo filo conduttore, anche perché poi parlare di mosche, uno si perde e non basta la serata. Allora ho pensato di dare un limite, diciamo, quella che è la serata e la presentazione delle mosche. Poi se piacerà ne potremo fare anche altre presentando altre mosche. Chi ha visto il mio profilo Instagram ha visto che faccio anche le mosche con le ali in sezione di penna di Germano, che non pensavo sinceramente che si potessero costruire con una relativa facilità, invece provando e riprovando, seguendo i tutorial, guardando, vengono fuori delle belle mosche. Quelle non le uso per andare a pescare perché, non lo so perché, devo dire la verità, non ho idea, mi sembrano sprecate. Allora, l'approccio della pesca, queste trote della Dora con queste grandi effimere, e qui riprendo un concetto che probabilmente era magari l'ho ripreso in maniera inconscia, un concetto delle mosche della serie gallica. La serie gallica ha 37-38 mosche, quasi tutte effimere, ci sono due modelli di Sedge, hanno una base molto, come dire, di imitatività generica, anche se ognuna va a prendere l'insetto specifico, però sono molto molto meno specifiche rispetto a quelle che erano le mosche di scuola anglosassone, e da quella base lì probabilmente in maniera inconscia o in maniera conscia, non lo so, ho sviluppato quelle che sono le mosche con le ali, con le quattro ali. Questa, io inizierei subito da quella lì, quattro ali, che facevo una volta con le piume, le ecol di gallo indiano. Ecco qui la differenza dei materiali, queste mosche qua erano costruite al tempo con i materiali che trovavano, chiaramente, cioè, io faccio fatica a pensare che scegliessero scientemente tutti i materiali, secondo me avevano una disponibilità limitata, soprattutto personaggi come De Boisset e De Vaux, che vivevano in campagna, avevano queste poche risorse, quello che trovavano e lo legavano a un amo, poi con più o meno maestria e abilità, però quello era quello che si legge, poi riportiamo, come dire, quello che è scritto nei libri. Dicevo, io usavo le piume di gallo indiano, purtroppo i galli indiani hanno un problema, cioè i galli indiani hanno un problema molto limitato rispetto ai galli genetici, però ce l'hanno, che la punta della eco, adesso non so se si vede, queste sono di gallina, le ecol sono molto a punta, quindi le ecol ha una punta troppo estremizzata, non mi piace per le ali perché non mi dà l'effetto che voglio. L'effetto che voglio è avere una mosca che all'occhio del pesce sia una mosca morta, cioè che l'ala è l'elemento distintivo. Come giustamente ha scritto Valerio su Pipam quando ha pubblicato alcune delle mie mosche, diceva: ah, ma quella non è una spenta, è troppo grassa. Io non, quella che vi presento adesso non è una spente nel senso classico della spente, mosca che ha finito il suo ciclo e quindi si è riprodotta e caduta in acqua, quindi esile, è stata spolpata dai fatti della vita, è uno spinner, esatto, è una mosca che quando ci sono le schiuse di ritrogene di Dionuridi in Dora schiude in talmente tanta quantità che presenta tantissime mosche praticamente non nate o morte nella fase di schiusa, quindi se noi guardiamo l'acqua vediamo un sacco di mosche che scendono giù, tutte storte, però hanno una caratteristica, cioè vedete le ali, e noi vediamo le trote in Dora che bollano, ma non vedi quasi mai tirare giù un insetto vero, vedi sempre bollare come se ninfassero.
ma in realtà non mangiano le ninfe, mangiano queste mosche che sono sostanzialmente inerti e scendono giù portate dalla corrente. Quindi questo è lo scopo mio, fare una mosca che sia bella, che sia imitativa da questo punto di vista, quindi non l'esatta replica dell'insetto, ma la replica dell'immagine che credo abbiano i pesci di questo insetto. E qui un altro mio punto di vista, pensiamo sempre che, cioè, noi siamo bene o male esseri umani che abbiamo avuto un'evoluzione, abbiamo creato un sacco di cose, dall'altra parte abbiamo un pesce che è vero che fa una cosa, due cose nella vita: mangiare e riprodursi, e la terza è cercare di sopravvivere. Ma è sempre un pesce, è limitato, secondo me il suo cervello a un certo punto è limitato. Allora, innanzitutto mi metto gli occhiali, così, scusate, dovrò cambiare, quindi magari mi vedo sfocati adesso, ma quando ho iniziato vedevo meglio, adesso non vedo più niente. È la Guinness. Ma non è la Guinness, è proprio l'età. È proprio l'età, porca miseria. Allora, io prendo le ali, quando monto in quattro ali, le monto subito tutte e quattro, non due a due, come si potrebbe fare con la Panama. Esatto, le monto su queste mosche tutte e quattro, sulla Panama le monto come deve essere montata, perché quello richiede quel montaggio lì. Ma lì parliamo, come dicevo prima, della replica di un montaggio classico, di una mosca che ha il suo nome, una sua identità, una sua dignità e una sua storia conosciuta da tutti. Le mie sono mosche mie, poi alla fine mosche? Sono mosche mie, le mie, voglio dire, non hanno una storia. Chissà, magari fra 100 anni, 200 anni. L'altra cosa, le proporzioni dell'ala sull'amo. Normalmente le regole dicono l'ala lunga quanto il gambo dell'amo. Le faccio un pochino più lunghe, proprio per quello che dicevo prima, dare più enfasi e più visibilità all'elemento caratteristico proprio della mosca, che sono le quattro ali. Allora, quindi stai montando quattro piume insieme, due rivolte da una parte, due rivolte dall'altra, sì. Ecco, scusatemi, non ho, proprio perché non sono venuto a insegnare a costruire, ma sono venuto a far vedere un approccio di pesca, più che altro un concetto per approcciare la pesca. A volte mi perdo, cioè, tendo a non dire quali sono i passaggi. Fatemi le domande voi, ecco, chiedetemelo voi. Ma proprio perché, anzi, guardavo i vostri quadretti, direi che c'è poco da dire, ecco. Sì, metà sono mie le mosche. Non l'ho visto il tuo nome, però, Valerio. Non c'è creduto neanche tu. Ma per tua stessa missione, lo dici tu. C'è una lunga storia in un quadretto, poi ti racconto. Poi me la racconti. In uno dei primi, probabilmente. Sì, nel senso che l'hai incollato tu. No, lasciamo perdere, perché qualcuno potrebbe ancora avere dei... Scusate, guardo, perché non ho mai visto le mie mosche in diretta TV, ogni tanto mi giro e guardo. Se poi ci vediamo la televisione... Infatti, perché... Cavolo, è una figata, vedo meglio lì che qua. Mi fa anche a casa. Più facile costruire la televisione. Ma infatti, cioè, ce l'avessi davanti, porca miseria. Scusate, poi devo fare un po' di foto. Qui abbiamo l'elemento base è questo, le quattro ali messe belle, no, belle sdraiate, no, ma quasi. Dopodiché ci si può fare, quello che si può, usare il materiale per la coda, per il corpo, che più si adatta a quella che è l'imitazione, l'insetto che c'è sull'acqua. Adesso, l'ho detto prima, cerchiamo di imitare un insieme, ma cerchiamo anche di andare vicini all'insetto. Allora, un materiale che a me piace molto usare, per innanzitutto la coda, adesso scelgo una piuma. Ecco, un altro tema per le code in piuma di gallo. Se andiamo a prendere un gallo genetico, anche le piume grandi hanno delle fibre laterali corte, cioè delle fibre della Eicol corte, anche la piuma più grande. Quindi per fare una coda su una mosca, come in questo caso sull'amo del 12, o più ancora di più sull'amo del 10, non la trovi, non si trova, devi per forza avere i galli indiani. Io, almeno questo è il mio punto di vista, però è un dato di fatto, voglio dire. Sono più performanti da questo punto di vista. Per quanto riguarda le ali, prima stavi dicendo, poi ti sei interrotto,
Dimmi. Le prese dal collo di gallina. Queste. Queste sono dal collo di gallina, sì, perché guardate, questo è il collo gallo indiano. Un po' più giù? Ah, già. Ok. Eccolo qua. È troppo a punta. Sì, è una forma strana. È troppo a punta. Poi, se consideriamo che dobbiamo prendere la punta per fare l'ala, guarda com'è sottile. È anche molto delicata poi alla fine, si rompe, anche a montarla è più... Certo, la gallina è molto più facile da montare e dà un effetto comunque più... Cioè, dà l'effetto che voglio io, ecco. Certo. Poi, cioè, vedere le mosche classiche, i dressing classici, storici, c'è la piuma di gallo. C'è poco da dire, ma io tendo a non... ogni tanto fare un po' di testa via, ecco. Allora, la coda qui, anche sulle code ci sono state nel passato tante storie. Io la coda la monto a mazzetto, non la monto divaricata aperta. È stata definita la scuola Orvis da qualcun altro e lui sa a chi mi riferisco. In realtà non è una scuola Orvis, è la mio modo di montare la coda, ed è anche questo comunque è ripreso dai concetti delle mosche classiche. Quindi monto la mia bella coda in modo che rimanga il più possibile compatta. In questo caso vedo bella abbastanza lunga. Bella lunga, perché comunque tutto mi deve dare... Beh, è lunga grosso un poco più dell'amo. Mi deve dare tutto... Una volta e mezza. No, non è una volta e mezza, un po' meno. Guarda che lunga è quest'amo. Sì, lì forse una volta un po'. Guarda, ve lo tolgo. No, ma così, tanto siamo qui per vedere queste cose, quindi. Ok. Poco più dell'altro. Poi, è vero, quando invece, in questo caso io non voglio, come ho detto prima, non voglio imitare uno spinner, ma voglio imitare una mosca morta, che non sta tanto bene, ecco, che è giù al fiume. Se voglio imitare uno spinner, la coda la faccio più lunga. Allora, qui vado in difficoltà anche con il collo di gallo e preferisco usare il fagiano. Ma anche qui riprendiamo i concetti delle mosche classiche, ma che vedo che... Perdonatemi, perdo tempo a parlare, ma mi piace di più... Cioè, tanto le mosche le vedete, ne facciamo, e mi piace di più esprimere il concetto. Io ho visto il quadretto della gara dell'Ethnonurus, scusate, e tanti, cioè, la coda è lunga. Perché tanti hanno ripreso i concetti delle mosche della serie gallica, di Madame de Chambéry di Bresson, quindi insomma di storia qua ne avete studiato, ne avete visto anche voi, ecco. Allora, un materiale che mi piace molto usare per fare i corpi e che trovo fantastico è il calamo dell'Eccles. Ce l'ho qua dentro solamente perché è nello scotto sbagnato, se no sarebbe secco e si romperebbe. Questo qui è collo di il gallo indiano che ho preparato l'altra sera, ho spelato e ho legato. Questo lo si lega molto vicino alla punta, perché si fa in fretta ad arrivare alla parte grossa e quindi bisogna sfruttare proprio tutto. E vado avanti fino a, diciamo, stare leggermente dietro le ali. Ah, quindi li prepari prima e li lasci con lo scotch nella tra bagnata. Sì, perché sono venuto qua a casa, li lecco. Però non mi sembrava bello. Ho detto, ma che Valerio mi ha portato qua, non facciamogli fare brutta figura. Allora, qui di sottocorpo ne faccio poco, anzi non lo faccio, perché sfrutto l'inspessimento del calamo per avere poi la conicità del corpo. Quindi, una volta fissata, torno solo un attimo indietro perché manca un pezzetto. Ok. Ah, ecco, scusate, non vi ho detto, come filato per fare queste mosche uso la Nano Silk, perché obiettivamente se non devo fare un corpo infilato uso il Nano Silk, perché è resistente, sottilissima, non occupa spazio sull'amo, è una figata proprio, un materiale veramente che per quanto mi riguarda, ma credo per quanto riguarda molta gente, ha cambiato l'approccio e anche il risultato finale. Ok.
Vedete come si arriva in fretta alla parte grande? Si spessisce subito. Molto in fretta. Sembra poca roba. E questa... Però guardate che bel effetto di conicità che dà. A me piace molto. E poi è proprio bello, cioè molto imitativo, cioè quando vedono i marshmallow che scendono, il corpo è così. Poi per carità, si può fare col filato, e con una, col filo marrone, con un'anellatura di filo di seta gialla, si può fare con il quill di tacchino, che è anche molto bello. Ho voluto fare questo, ma qui la scelta è al gusto di ognuno di noi. L'Eccles, io normalmente monto due Eccles di gallo indiano e una di pernice. Di che calamo? Di che piuma era? È una piuma di gallo indiano. Ah. Una piuma e come la speri? A mano. Perché? Così. Non è che si rovina il calamo. Beh, il problema di questo. Il problema è che se sono colli molto vecchi, certamente saranno seccati, quindi. Però questi qua, per fortuna il mio fornitore ne ha un tot, io periodicamente vado a spulciare le scatole. Ma perché? Perché c'è questa storia, perché c'è il negozio, cioè lui è bravo che me li ha fatti conoscere, ha avuto la fortuna di avere dietro quello che tanto di quello che Felizzato aveva preso, quindi c'è un mercato di... È un mercato che oggi esiste meno, o quantomeno è meno accessibile immediatamente. Ecco. Per fortuna lì il negozio di cose ce ne sono. E io ne approfitto. Allora, io uso due Eccles di gallo indiano, ma non perché voglia fare qualcosa di particolarmente spesso, semplicemente perché il gallo indiano è bellissimo, ha dei bellissimi riflessi, ma ha delle Eccles corte. E in questo caso, sempre per ribadire il concetto di prima, che l'elemento essenziale di questa mosca sono le ali ben visibile, la Eccles la faccio sottodimensionata rispetto alla proporzione dell'amo. Quindi la lunghezza della fibra, che dovrebbe essere come il gambo dell'amo, la cerco un po' più piccola, quindi di conseguenza ho un'Eccles ancora più corta, ho bisogno di due Eccles per riempire lo spazio. È una questione di matematica. Come mai la fai più piccola mentre ammonti per le code? Le code sei più generose le Eccles. Perché ritengo che la coda e le ali siano l'elemento distintivo della mosca. Cioè la mosca non ha le Eccles, la mosca ha due ali e ha una coda. Quello, io voglio che si veda quello. Ma la vocazione, no? Che cambia. Come? È la vocazione della mosca che cambia. Eh sì. Sta facendo una mosca che vuole stare praticamente molto appoggiata sull'acqua, se non la mosca esatto. Leggermente sotto. Più aumenti la quantità di Eccles, più la mosca... E più questa cosa non succede. Voi direte, ma una mosca così sta molto sopra. Vero, è anche vero che proprio per ovviare a questo problema, ma che in realtà non è neanche un problema, perché ripeto, la mosca può stare sopra, può stare sotto nella pellicola superficiale, l'importante è che il pesce, per me, l'importante è che il pesce veda questa sagoma. Ho preso una brutta. Scusate, un'altra, che veda questa sagoma. Per ovviare a questa cosa qua, io tendo a usare anche degli ami che abbiano un filo un po' più spesso, al limite uso anche ami da sommersa. Infatti io prevalentemente ho trovato negli ultimi anni, mi trovo bene con i partridge che hanno un gap molto ampio, proprio perché voglio andare a pescare e voglio prenderci delle trote, voglio che si attacchino, ecco, e quindi i gap sottili non sono performanti da questo punto di vista. Allora i partridge sono molto buoni, questa serie, le L2A, le L3A e le L5A e ancora meglio quelli da sommersa, perché hanno questo filo leggermente più pesante e mi consente di andare di avere la mosca un po' più pesante, quindi che si appoggia di più nella pellicola superficiale. Poi non la ingrasso, tendo a ingrassarla molto poco. E quindi tutto questo insieme fa sì che si abbia un risultato. Poi, sai, io come tutti i pescatori parlo, dico delle cose e cerco di convincermi di quello che dico, che sia vero, che la teoria corrisponda alla realtà. Poi probabilmente è anche vero, perché sono, cioè, i risultati poi arrivano. I risultati alla fine sono, vado a pescare, vedo una trota che bolla, la prendo, sono contento. E la prendo come
soprattutto come dico io, come voglio io. Allora, l'ho pinzata insieme, quella sopra viene poi automaticamente leggermente più avanti, quindi giro prima quella sopra in modo che poi mi rimanga quel micron di millimetro dietro, in modo che non si accavallino, poi se si accavallano un pochino non è un dramma, ecco. Ok, giro spire, la prima spira un po' più larghe, arrivo qua, devo sempre ricordarmi che poi ci andrà un giro di pernice e quindi mi devo controllare. Anche se poi vedrete dopo quando giro la pernice, comunque faccio una cosa che mi consente comunque di recuperare lo spazio se non sono stato bravo abbastanza a tenerlo. Qui vorrei fare come i fighi che fanno sui video, strappare, ma ogni volta che lo faccio mi parte dritto e torna e si stacca, quindi uso le forbici. Ah, ecco, le ho prese di due colori diversi, proprio per dare un po' di... Infatti ho visto che hai usato due colli. Sì, per dare un po' di come dire, di movimento. Tendenzialmente sono di un colore simile, ma di sfumatura diversa. Di sfumatura diversa, esatto. Una cosa anche... cioè, bello sarebbe... bello è, mettere un Eccol rossa e un Eccol ginger screziata, piuttosto che un collo cree. Quindi la screziatura... da movimento. In questo caso non l'ho fatto perché poi adesso ci metto la pernice, quindi lo trovo lì quell'elemento. Certo. La pernice, cavolo, la pernice, siamo alla fine con la pernice. ordina cara. No, ordina, fornisci. Ti sei distratto le cose. Ho preso altre cose, non ho preso la pernice, mannaggia. Allora, anche la pernice, allora la pernice bisognerebbe fare un giro solo, proprio per dare solamente quell'idea di movimento. Si può montare o dal, come sapete benissimo, dalla parte del calamo o dalla parte della punta. Io tendo a montarla prevalentemente dalla parte del calamo, perché facendo un giro solo mi basta il giro delle fibre più lunghe. E anche in questo caso cerco di prendere comunque una piuma che abbia delle fibre un pochino più lunghe rispetto all'Eccol, proprio perché poi tutto l'insieme si equilibra e si bilancia, almeno nella mia testa. Ecco, la pernice ha questa caratteristica, che la figata che sfrutti la sua curvatura, ma se poi quando la monti decide di girarsi dall'altra parte. E la curvatura la metti verso? Verso dietro. Okay. Verso dietro, perché? Perché poi tutta la mosca avrà una impostazione, ecco fatto, a tornare indietro. Uh-huh. Ok. Abbiamo ancora questi due piccoli. Vedi che viene, si vede, no? Che rimane tutta, anche le ali vengono spostate un po' indietro. Ma perché poi la realtà è che noi abbiamo, cioè l'insetto nel fiume è tutto storto, non è che sia bello preciso, perfetto. Quindi quello è il suo e la sua forma, diciamo. Io su questo ho avuto, devo dire la verità, vedi, ho messo insieme i vari pezzi, ecco, questa è la mosca finita. Adesso devo girarla giusto che si vede. Adesso facciamo un giro di tavola. Su questo concetto della mosca così un po' sgarruppata, un po' storta di qua di là, ho avuto, dico, un'illuminazione, però un momento in cui ho capito questa cosa andando a pescare con il mio storico compagno di pesca in mare, che pescava, lui è uno essenziale, uno che va a pescare, prende i pesci, Fabrizio Mioletti, magari qualcuno di voi lo conosce,
è veramente un, e allo stesso tempo un bravissimo costruttore. E lui pescava le trote indoor, siamo andati indoor insieme un giorno e lui pescava quelle cripple. Ma la cripple, non la cripple classica che conosciamo noi col ciuffo di cervo, il giro di Ecol e il corpo, quella diciamo da teoria. Una cripple fatta veramente in maniera spartana. Un corpo, una coda corta e il ciuffo di cervo spinto in avanti. A volte diviso in due, a volte no. Questa era una mosca... cioè rappresentava proprio l'immagine delle mosche della Dora morte o non nate o in difficoltà. Da quella lì magari è anche partito il concetto di farla, però utilizzando i materiali classici, quindi in questa maniera qua. Questa è la mosca finita con le quattro ali. Bene, allora prendo il morsettino così la faccio girare. Faccio la pernice è sempre un po' più lunga rispetto. Sì, la faccio sempre un po' più lunga, sì, proprio perché crea scompiglio, insomma, spariglia un po' la geometricità della mosca. E poi mi piace, cioè, anche perché mi piace, perché poi alla fine uno cerca di fare qualcosa per andare a pescare, ma anche per appagare il suo gusto, ecco. Tanto che vediamo la seconda imitazione cos'è? La seconda sarebbe la stessa cosa, però ve la faccio col cervo. Ve la faccio col cervo per farvi vedere che comunque, anche utilizzando un solo materiale, non per farvi vedere, scusatemi, ho usato un termine sbagliato, non devo far vedere niente a nessuno. Le ali in cervo perché mi consentono di avere lo stesso effetto, mi consentono di fare una bella mosca, probabilmente più performante perché ovviamente non ha le Ecols, non ha questi magari problemi di galleggiabilità che potrebbe avere, cioè di incastrarsi nella superficie dell'acqua, ed è obiettivamente una mosca indistruttibile perché poi con due falsi lanci di nuovo asciutta, la rilanci, cioè ha una versatilità clamorosa. Qua in sala c'è sicuramente una persona che se dovesse scegliere una mosca per andare a pescare in primavera prenderebbe quella, che poi è dire qua. La mosca quale fai sempre sul 12 o fai anche su misure più piccole? No, vado sul 12 perché sono le mosche della primavera, le tinuride, le ritrogena e le peus, al limite vado a salire sul 10. No, sul 16 non, sul 14 neanche ha senso, non ha neanche senso quando all'inizio non ci sono ancora, magari la schiusa prevalente ma dura proprio poco in Dora, poi dipende dalle stagioni, come arriva, come l'inverno, se è stato mite o non mite. Innanzitutto le baites in Dora non se le guardano proprio, non muovono i pesci grossi, e anche in mezzo alla schiusa di baites comunque tendo a pescare con una mosca più grossa, proprio perché devo, cioè la ricerca è la ricerca di un pesce più grosso, devi in qualche maniera stimolarlo. Scusa, ma poi ci sono, eh? La Dora in che zona? È là. Allora inizia anche sotto tortura, te lo dico. Eh? È anche sotto tortura la Dora. Ma la Dora, dico la Dora perché è il fiume che frequento di più, ma l'Orca è la stessa cosa, se avesse l'acqua. Se avesse l'acqua, ma avrebbe parlato di orco. L'orco ha le stesse mosche. Io ho visto delle schiuse di e gnonuri di Norco dei tappeti. Il malone è probabilmente uguale, io il malone non ho avuto modo di frequentarlo, ma tutti questi fiumi che nel giro di pochi chilometri scendono giù da nord e vanno in po', creano un giro d'acqua, un giro di strade anche per le trote, anche il pellice clamorose. Beh, il pellice è dall'altra parte, il pellice vai po' su. No, io parlo proprio di questi tre fiumi, Orco, Malone, Dora e il Po, quindi la zona da Chivasso a Rondissone, insomma, questa zona qua. È un po' come le confluenze dei grandi fiumi nel Montana, mi piace pensarla così, cercando di essere poetico. Invece, allora, per fare la spente con il cervo, cambio filo e uso un filato normale, un 6/0, perché se lo faccio con il Nano Silk, fuck, il cervo viene segato all'istante. Allora, io lo taglia di netto. Io l'ho visto un po' più di una settimana usato. Cosa? Nano Silk? No, sì.
Beh, ma sulle mosche piccole ormai sì, è imprescindibile, sì, no, però anche su quelle grosse. Prima c'era il trigo, quelle robe lì, ma li guardi si rompono. Ma questo non si rompe. No, questo era un filamento. Infatti, è una roba, è un'invenzione clamorosa. È un'invenzione clamorosa. Ma secondo me si è arrivati ai 10 denari. Ma l'ho usato poi Nano Silk per fare tutte le mosche da luce che ho fatto per l'anno scorso. Nano Silk chiaramente nella misura adeguata, c'è un cordino che lo tiri e poi lì devi tirare perché sennò poi gira tutto intorno. Ma è lui che costruisce le mosche da luce? Anche. Io costruisco... Devi metterti in fila. No, io ormai ho finito. Come ho detto, la passione mi porta a costruire tutto e a cercare di costruire tutto. L'anno scorso io non so quanto ho speso, forse ho speso più materiali per mosche da lucio che nel viaggio stesso per farne. Ma non solo per le mosche che ho fatto, per le mosche che ho fatto ho buttato via, disfatto, perché poi comunque avere un amo così e ti cambia completamente le proporzioni. Cioè uno è abituato a costruire su questi ami qua, hai un amo lungo 5, 6, 7, 8 centimetri e mettici sopra la roba, devi metterne tanto, ma devi metterla bene. Per fortuna su internet ci sono un sacco di bravi costruttori, tra cui uno italiano, Gianni De Pace, che veramente, per quello che vedo io su internet, io non lo conosco personalmente, ma ha una mano, una precisione, una roba incredibile. Veramente. Repene? Repene lo conosci? No. Io ho copiato da lui, da Nick Bauer su internet e da Paul Monaghan, che è un inglese. Che forse è più bravo di Nick Bauer, sicuramente è più bravo di Nick Bauer a costruire le mosche, molto più tecnico, e Gianni De Pace ho preso l'idea base, ma sono sincero, io cioè ogni giro di filo è quello, non ce n'è uno di più, non ce n'è uno di meno. Dovreste guardare i video, se vi interessa vederle, perché guardare i video su YouTube perché è veramente uno spettacolo. Allora, questa qui io la faccio generalmente col capriolo. Ho usato anche recentemente il camoscio, che forse è anche più facile perché è meno spesso e quindi e si taglia meno. Sicuramente è più facile da montare. Però è un pelo molto, molto gracile, che lo trovo. Quindi sì. anche nel lancio, anche prendendo un pesce si rovina molto più facilmente. Mi piace mischiarlo quando faccio le segge con il capriolo perché dà quel bel effetto di movimento. Io vi sto imbrattando. Sì. Posso? Tanto pulisce lui. Esatto. Qui abbiamo una squadra. Non so se... Ognuno ha il suo compito. Non si sgarra. Ok, allora taglio. Metto qua così so che è inquadrato. Un ciuffetto di. Più o meno di questo spessore qua, ecco, di capriolo, non troppo grande perché poi comunque fa spessore. Anche in questo caso, ancora di più in questo caso perché non abbiamo le Eccles, qui proprio l'effetto dell'ala è netto. Quindi qui posso anche permettermi di stare un po' più corto. Non usi pareggia pelo? No, perché mi piace un po'... Scapigliato. Un po' figlia dei fiori. Ci do giusto un po' di cera per fissarlo. Stiamo qua. 1, 2. Okay. Cera al vantaggio che lei gli rende. E che mi blocca, mi ferma. La uso anche per il filo. Do una passata nella cera sul filo perché poi me lo ferma lì sull'amo. Tende a non girare. Poi a volte succede che gira lo stesso. Vado un attimino più avanti col filo, ok. Qui faccio un primo giro proprio per separare le ali, ma veramente giusto per fissare la proporzione dell'ala. Anche qua non mi interessa essere precisissimo, ecco, mi interessa avere. Scusate, qua mi si è. Ecco fatto. Tanto questa la sposto avanti perché adesso mi danno fastidio e devo fare il corpo. Ok, stesso concetto di prima, l'eco dove l'ho messa? Ah, è qua.
Ah, ecco, prima non l'ho detto, il corpo, dove è finita la mosca? Il corpo che ho fatto col calamo l'ho fatto col gallo indiano. Quindi poi c'era la storia della Lungs Particular, dei galli, del gallo del Rhode Island. Questi mi sono arrivati in mano, credo, da 10 giorni fa, grazie a un amico di questo, Fabrizio Mioletti, che me li ha regalati. Anche lì la storia della Lungs Particular diceva che il corpo in calamo deve essere fatto con il calamo spelato di questi colli, perché ha una tonalità di rosso precisa che va a imitare gli spinner delle Betis piuttosto che di queste piccole effimere. Bellissimi, colli bellissimi, l'ho usati, l'ho fatti. Qua ce n'è una fatta con questo calamo qua. Non vedo poi tutta questa differenza, devo essere sincero. Il collo è molto bello, però. Il collo è bellissimo, però. Non immagino, mai. Poi sono strani, hanno una dimensione diversa. È grosso, eh? Io non li avevo mai visti, fino l'ho sempre sentito parlare, non li avevo mai visti. Allora, anche in questo caso possiamo scegliere il corpo, il materiale del corpo che più ci piace. Potrei fare un bello spinner rosso con questo filato, questa seta rossa. Tanto per... Potrei fare un bello spinner rosso, quindi andiamo qua. Chiudo qua. E cambio filo. Ecco perché non vedo una sega. Ho tenuto gli occhiali da... Adesso. È finita. No. No, cambio filo. Cambio il filo perché trovo queste sete bellissime. Anche qua, facendo i vari esperimenti, se uno prende queste sete qua, un pezzo di giallo o verde chiaro, il bianco, un filo nero, li metti insieme, giri il filo, si crea una anellatura naturale, cioè un corpo della mosca di maggio preciso. Preciso uguale, io non so se ne ho portate perché non era la mosca di maggio. Non ci ho pensato, però sul profilo Instagram ci sono. Ma è proprio bello, viene una roba. A volte mi stupisco degli effetti che danno sti materiali. Vedo che usi i bovinatori con la ceramica. Sì. Rispetto agli altri, no? Beh, innanzitutto il filo passa subito. Come prima facevi più fatica, sono più piccoli, più maneggevoli. Questi li ho comprati anche questi recentemente. Tante di queste cose sono figlie anche del periodo di lockdown, no? Dice, hai più tempo, guardi, provi, compri. Ho comprato tante di quelle cose, alcune buone, alcune meno buone. Questi ho detto, proviamoli. Ho comprato uno, poi due, tre, mi sono trovato bene. No, due forse, o tre, non mi ricordo più. Come le forbici, vedete che ho un sacco di forbici qua. Non perché mi piace avere tante forbici, perché sono tutte spuntate, perché mi cadono per terra. Pam! Allora, qui faccio l'allenatura con un bel filo d'oro, tinsel tondo, sottile. Non è proprio un rosso vivo, è sempre un rosso brunito, proprio perché stiamo sempre nell'ambito di queste mosche, tra virgolette, non a fine ciclo di vita. Un rosso mattone, sì. Questo è un filo comunque che... Bello sostanzioso, sì. Lo so vedere.
un'anellatura la, mi piace farla abbastanza stretta, proprio perché sia evidente. Ok. A questo punto do una separata un po' più precisa alle ali. Perché adesso faccio il torace e io il torace lo faccio con... Non lo faccio col dubbing, ma lo faccio con il pelo di lepre, perché il dubbing tende a formare un po' un cordoncino, mi piace poco su questo montaggio qua. Il pelo di lepre potrebbe essere qua, ecco. Sempre perché... Quindi rimane vaporoso. Rimane più, sì. Anche qui, l'effetto un po' disordinato. Siamo, vedi che comunque i concetti si ripetono, poi alla fine i miei concetti si ripetono. Facciamo un po' di cera. Qui devo fare un po' più attenzione, perché questo, al contrario della nano silk, sto filo qua invece, come provi a tirarlo un attimo, tac. È andata bene con la quantità, la sua testolina rossa. Così mai l'attacco per chiudere le teste? No? No, io ci metto la vernice, poi qui non l'ho fatto perché giusto per guadagnare un po' di tempo, ecco, però la mosca, anche questa è finita. Faccio un pezzetto di capriolo che è rimasto fuori. Vedete, cioè l'effetto di proprio di imitatività della mosca è questo. Questa, per andare, mosca da pesca per eccellenza, non c'è proprio, c'è poco da dire. Ce la metto una goccetta di colla, va, che così rifiniamo la testa. Ci metto una goccetta di colla, ma lasciatelo lo zaino. Poi non so, ma immagino che anche, cioè io non conosco i fiumi di queste zone, ma immagino che comunque siano quasi, quasi gli stessi concetti anche qua. No? No? Diverso? Molto. Molto diverso. Chi ne ha mai visto queste mosche? Addirittura. Anni e anni che non si vede. Ma quella è una problematica. Ma è una problema. Allora. Ormai gli insetti, le schiuse, specialmente qua, se ne vedono veramente poche. Sì? Sì, quasi. Ma qua cosa, che fiume intendi, scusami, giusto per... Serio, Brembo, Ada. Beh, la Valtellina forse ancora, ancora... No, non c'è questo. Sui torrenti di montagna nostri qua... Puoi dire, non, sui torrenti no. Però questo tipo di mosche, l'unica volta che mi è capitato, ho avuto la possibilità, per dire, di pescare il Riebeck in primavera, la sera il coup de soir, cioè, lì c'era veramente la caduta degli spinner, ma c'erano anche tutti gli spinner che volavano in accoppiamento, eccetera eccetera, una nuvola di queste, erano probabilmente nitrogene o era una cosa incredibile, sifronuridi, esatto, così come era, c'erano penso ci sono ancora, io una vita che non vado in Nunez, sono mosche che comunque si ripetono sull'arco della pianura padana e vai giù a scendere, ecco, quindi... Che bello.
Poi la terza mosca che vorrei fare e che è sempre a imitare questo tipo di insetto, cambio completamente e vado a prendere i concetti delle mosche spagnole, quindi i materiali e le piume dei galli spagnoli, gallopardo. Questa è una mosca che ho visto sul libro del Mosca spara la pesca del Pozzo Beso, libro che purtroppo non ho fisicamente ma ho in formato PDF, dove ci sono un sacco di bellissimi montaggi, cioè, storia clamorosa delle piume, dei galli, eccetera eccetera, che purtroppo non ho potuto leggere tutta perché vendo. Vendi quanto? No, non vendo niente. Toccami, ci vogliono presto. Vabbè, faccio la fotocopia, mi stampo il PDF. È così, ma io me lo ricordo quando ce l'aveva lui, è stato cretino. Non lo cagava nessuno, ma infatti io mi do del cretino. Sparito. È vero che quando ce l'avevi, quando è di 30 anni fa quel libro? No, 20. 20? 20 esatti. No, quel libro c'è lì. Sicuro? Io mi ricordo che l'ho visto in negozio quando ero in via Stampatori, era appena arrivato. Spagnolo e in due o tre lingue. Solo che al tempo ero, non dico studente, però spiantato e compagnia bella, compri altre cose. Adesso a ripensarci dico magari, non costava tanto. Adesso cosa costa? 300 euro, 400 euro? Adesso la cifra, dico, vedere. Allora, per fare questa mosca qua uso il gallopardo. Il gallopardo, e questa è una mosca piuttosto costosa perché ogni mosca parte una piuma di gallopardo. Parte una piuma di gallopardo, ma è a mio parere veramente bella. La mosca, andiamo fuori dal concetto della Spencer e compagnia bella, è una mosca che è sostanzialmente, cioè, come dire, tipo le variant, cioè il concetto è l'eca girata sostanzialmente. Allora, si comincia dalla testa, si fa la testina in modo da avere il gnocchetto della testa e poi si prende la piuma del gallopardo, si strappano le fibre e si montano in avanti in modo da... Allora a questo punto però mi conviene usare sempre... No, vabbè. In modo poi che si aprono e poi le vengono spinte all'indietro. Questo perché sono fibre molto lunghe. Sono fibre lunghe, esatto. Ma poi perché non le puoi girare. Quindi una bella testolina, bisogna ecco qui per me la difficoltà di questa mosca è stare e rispettare la proporzione, per me la proporzione della testa, perché si rischia fissando le piume del gallopardo in avanti di stare troppo indietro, quindi poi quando arrivi alla fine della mosca, perché ci arrivi solo alla fine, le tiri indietro e ti trovi una porzione di testa lunghissima e lì mi viene da incavolarsi. Ecco, queste piume fanno sempre parte della dotazione Orvis, finché ce ne sono. E vabbè, ne facciamo partire una. Allora, questa le prendo tutte, le prendo da una parte e le prendo dall'arca, miseria, si è strappato male. La fai tutta col gallo pardo? La faccio col gallo pardo e con il collo del gallo anche. Adesso per fare le cose in fretta invece di tagliarle con le forbici l'ho volute strappare, ho fatto una mezza cagata, ma vediamo di recuperare. Allora lo faccio col gallopardo e poi vi faccio vedere anche le piume del collo del gallo, del collo, perché questo è questa qui è la piuma, com'è che viene chiamata, rignon. Sì, sono laterali, perché dovrebbe essere il rene, quindi mentre il collo e anche lì leggevo sul Pozzo Beso, questi galli non vengono ammazzati e conciati, ma vengono spennati gallo vivo, e ho letto, io dico, ma quanto gli crescono, quanto ci mettono a ricrescere le piume? Secondo il libro un gallo è in grado di essere spennato 4 volte all'anno. Poverino. Esatto. Questi galli sono molto cattivi. Vorrei vedere. Ecco, anche qua dice basta, per favore, non ce la faccio più.
Cosa? No, no, sono lì nelle, sono lì nella zona del Leone. In provincia. In provincia verso il Leone. No, che poi vuol dire, chissà poi perché ci sono solo lì, non lo so. Che la gabrietà nasce lì, ma perché non viene allevata? Se ne sentono tanto con Terenzio diceva che è l'unico posto perché comunque da altre parti non è attecchisto, poi invece non è vero perché Whiting l'ha. Che poi non ho ben capito, io ho letto anche che deriva, comunque fanno parte del, diciamo, hanno lo stesso molto comune patrimonio genetico che Galli Limousin. In effetti la brillantezza è quella. Sì, è attaccato un po', deve attaccare un po' staccato. Secondo me è una questione di selezione che poi vengono fatte per quel particolare utilizzo. Le mosche che facevano quelle utilizzavano quei materiali si trovavano più ricchi. Esatto. Ma sì, anche perché geograficamente non facevano quelle mosche in Inghilterra, non facevano quella tipologia no. Quindi geograficamente sono anche molto, cioè sono vicine, come cioè, no, il centro della Francia, vai giù, su per i Pirenei arrivi. Allora questo lo fisso avanti e poi cerco di girarlo intorno all'amo quanto meglio possibile. Controllo la situazione, mi sembra che possa andare bene e quindi vado indietro. Sfrutto anche qua un po' di piuma per dare conicità al corpo. Taglio in obliquo, prendo, eccola qua, un'altra piuma per fare la codina. Questa è storta, porca miseria. Facciamola dritta. Questa busta è finita, eh. Messaggi subliminali. Sì, mi sembra che arrivano. Comunque tutta fatta col gallo spagnolo. Ecco, questa mosca qui, alla fine, fatta con queste piume spagnole, avrà una brillantezza completamente diversa, perché sono veramente piume differenti. Una brillantezza completamente diversa che fa sì, a mio parere, e poi ne parlavo anche con Massimiliano, che è la persona che mi ha regalato i colli lì, e obiettivamente io non ci avevo fatto caso, però pensandoci è una mosca che ha dato maggiori risultati nelle giornate di luce. Proprio perché evidentemente con tutta la luce viene riflessa in maniera esponenziale da queste piume qua. Allora, il corpo lo faccio con il biot di tacchino. Con il biot di tacchino usiamo questo, diciamo, faccio pubblicità casualmente come quelli che prendono le sigarette nei film. Mi hai fatto abbastanza. E biot di tacchino, questa è una bella qualità che non ce n'è più, quindi basta. Purtroppo non c'è più, però era una bella qualità. Il biot io lo metto, lo fisso con la parte concava, la parte tonda verso l'esterno, in modo che quando lo giro poi ho il rigaggio che mi si presenta nella maniera corretta. Questo è un materiale bellissimo, ma anche questo è come il calamo di prima, è corto, quindi bisogna girarlo nella maniera più precisa possibile. Non sempre si riesce. Facciamoci anche qua una passata di colla. Ecco, io preferisco usare la cera piuttosto che la colla, perché mi serve proprio che. È solo perché mi aiuta nel montaggio, se no la colla appesantisce un po' troppo poi alla fine. Mi piace meno. Qui bastano due giri e sei già arrivato alla fine. È una cera che fai tu, quella specie di sapone. No, questa cosa qui l'ha fatta Massimo Clini. Nessuno di noi vuole sapere cosa c'è dentro. Va bene così, funziona.
Ma credo se posso dire, si presenta Maluccio. Vero? Un po' bruttina, però. Però sotto c'è la regina Elisabetta. È un 50 pence, c'è la regina Elisabetta sotto. Quindi è una formula segreta. O è segreta o semplicemente ci ha messo dentro quello che ha trovato. Ed è venuto fuori. Sì, 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 anche per lui. Però è eterna. Ah, ecco, queste sono le famose piume del collo del gallo pardo, comprato su un sito spagnolo, Moscas de León. Quello che si trova, cioè, voglio dire, sono andato a vedere l'altro giorno, non c'è niente. Queste sono piume, per quanto mi riguarda, sono veramente, veramente belle. Belle, lucenti, ecco, cercavo solo la misura giusta. E molto, molto leggere, poi riempiono, cioè non danno l'effetto spazzolino, tipico del collo genetico, piuttosto che comunque anche un effetto del collo indiano che comunque riempie abbastanza. È una piuma molto eterea. Tutte le volte che le tiro fuori per trovare quella giusta, poi ci impiego una vita a rimetterle via. Metto qua. La fisso qua dove è. Torniamo indietro. Come? È proprio una piumetta. È corta, cortissima. Sembra che non ci arrivi, però il suo lavoro lo fa alla fine. E queste piume qua le abbiamo cercate. Cavolo, ho perso. Dov'è finito? La base. Ah, ecco lui. Le ho cercate quando ci siamo messi a guardare il campionario di Fellizzato per cercare di leprecare la Serenas, che è questa spente, sostanzialmente i quattro ali. E dalle mosche, quelle poche che ancora Riccardo, vedevamo che, cioè, l'ecol che c'era girato intorno non era certamente qualcosa che noi usiamo di solito. Allora qui devo dire la verità, la storia è che non l'ho trovata io, ma questo nostro amico Gigi Gallina, che è un'enciclopedia vivente e soprattutto è uno che cerca tanti materiali, anche se non fa le mosche, gli piace proprio, però gli piace. E che accumula, l'accumulatore seriale, compulsivo, però trova i fornitori, trova quello che serve. E queste. L'alternativa? Un collo indiano, secondo me. Collo indiano, un collo. Se hai la fortuna di. E la gallina no, perché questa non è una mosca che deve, come ho detto prima, sono un concetto completamente diverso da quelle di prima. Questa è una mosca che sta staccata. Questa è una mosca che sta staccata e che fa della sua arma vincente la brillantezza, la vaporosità e il volume. Quindi la gallina no, di sicuro. Un collo indiano sì, un bel collo genetico, non troppo genetico, non so come definirlo altrimenti, però non troppo spinto verso quelle che sono le caratteristiche di questi colli ormai, e può andare bene collo sottile sostanzialmente, perché mi deve fare semplicemente da base per appoggiare la fibra del gallopardo che ho riportato indietro. Vedere quella bustina di no colli, quale dei colli di leoni, le piume, dubette. Tengo le mani in alto, ecco. Controllo io. No, tieni, faccio vedere. Ho quello, l'indio negrisco e questo qua che è molto bello. Questo qua, l'indio amarillo. Quelli che ho trovato, perché questo qua è bello. Questo qui l'amarillo. Bello, eh. Cosa? Quello lì sì, l'ho girata qua dietro la piuma di Rinon precedente. È facile trovarli. No, ti dico, io ho trovato. Gigi mi ha segnalato questo sito, Moscas de León. Se vuoi vedere Moscas de León, c'è. Ma poca roba. Poi non so se questa poca roba perché c'è la stagionalità e come le mettono in vendita se le comprano gli altri. Probabilmente starci attaccato. Qualcosa ha, qualcosa non ha. Adesso
lo dico piano perché sono serrato. Trovato un altro fornitore di questo materiale, sto aspettando la busta che secondo il sito di tracking del Correo Spagnolo è in cammino, io non so da che parte stia andando. Infatti è andato dall'altra parte, a Santiago. E questo qua vende, gli mandi WhatsApp, cioè gli ho fatto un bonifico, 90 euro. Per quattro... grazie al signore. Ma io mi immagino, ma io con tutta la storia che c'è dietro questi colli, mi immagino i galli là quando sentono arrivare il suono del WhatsApp e dico, ma porca. Eccola qua. Te la pinzo. Questa qui è una mosca che negli ultimi 2 anni... Devo dire la verità, mi è stata molto utile la pesca. È stata molto utile la pesca sulle quelle stesse trote che dicevo, di cui parlavo prima, che stanno a bollare, che sembra che ninfino, in realtà mangiano queste mosche morte. Io mi ricordo una giornata, a un certo punto ero lì, avevo sta trota come da qui a lì, a Luca, quindi un lancio facilissimo, non avevo niente che desse fastidio, niente. Lei mangiava, io lanciavo la mia mosca e sta trota, niente. Andava avanti, si spostava, perché poi in dora si spostano anche, ma sempre lì. A un certo punto ho detto, vabbè, quelle sotto non le prende, monto questa, subito. Prima passata è venuta sulla presa. Da quel momento lì ho cominciato a avere fiducia su questa mosca. Ecco qua. Gerardo, facciamo uno stop di 10 minuti, ci mangiamo quanto vuole, tranquilla, certamente. E poi riprendiamo con la seconda parte. Va bene. Anche perché era piccolino, ci stava bene. Ah, piattino. No, ecco, ci ne caldo, come lo so io. Silenzio, silenzio. Dunque. Cosa posso fare? Posso fare. Allora, prima ascolto. No, il materiale. No, volevo. Dimmi. Posso chiedere cosa fate? Prima hai detto il nome degli insetti, me li ridici. Le dionuride, la ritrogena, le peurus. Quelle lì, le ultime. Le peurus. Facciamo un Epeurus? Allora, facciamo un Epeurus, quindi Epeurus, cambio taglia, amo del 10. Che è una mosca, se non sbaglio, è una effimera della Dora. L'Epeurus schiude in Dora. Non so dove altro schiude, in orco c'è l'Epeurus, non mi pare. L'Epeurus in orco, io non ho mai avuto modo o piacere di... E il periodo giusto? Il periodo dell'Epeurus è normalmente dalla seconda, 15 di aprile fino a... No, perché poi arriva l'acqua di neve in Dora. Normalmente al 10-15 maggio arriva l'acqua di neve. Due anni, l'estate, la primavera 2021, la stagione in Dora è andata avanti perché è stato freddo. Certo. Ho detto, cavoli, Epeurus a manetta. Niente, a un certo punto sono sparite. Okay. Non ce n'erano più. Tu andavi la sera in Dora ed era pieno di seggio. Comunque è una ritrogena. È una ritrogena, sì. E comunque il periodo è aprile. Metà aprile in poi schiude con puntualità svizzera tra le 8 e un quarto e le 8:20. È una schiusa massiccia. No, dalle 8 e un quarto alle 8:20. No, dalle 8 e un quarto / 8:20 fino a... Ma è una schiusa molto breve, un quarto d'ora, sì, infatti. E poi dopo continui a pescare nel controluce, a buio, torni a casa la macchina che è lontana camminando con la pila, qualcuno si perde in mezzo ai boschi, uno e due. No, così si capisce. Qualcuno che fa presente. Esatto, uno e due. Però è una bellissima pesca perché è bello, è affascinante. Sei al buio, non vedi quasi più niente. Devi studiartela prima. È una pesca di esperienza. Come dicevo prima, quelle persone che erano qua sotto, qui vicino. Io in questi ultimi anni, ormai sono gli ultimi 10 anni, credo il mese di aprile probabilmente 5 sere su 7 sono sul fiume, perché quello è il momento, poi tanto arriva l'acqua di neve e finisce. Ho la fortuna di essere a 40, cioè da Torino, dal centro di Torino al fiume sono 40 minuti, la sera smonti, corri e vai, e tanto comunque basta essere pronti lì a quell'ora, perché tanto prima non succede niente. Dicendo domani sera non vado. Dicendo, poi torni a casa la sera stanco e poi man mano che vai avanti la luce è sempre di più, quindi arrivi sempre più tardi la sera, ci sentiamo, cioè, ma domani andiamo, ma no, domani no, e domani ci sentiamo, allora stasera che ora andiamo? È una malattia, ma
cioè, non vengo certo a dirla a voi, e ti dà la Dora, ti dà la possibilità di prendere il pesce della vita. In questi ultimi due anni ne abbiamo presi di più del normale di pesci della vita, perché sono grosse trote che escono fuori quando escono le grosse mosche. È una questione di economia di scala, no? Più la mosca è grossa, più mangio e meglio sto. Queste mosche tendono a schiudere nel sottoriva. Io devo essere sincero, qui ammetto l'ignoranza, ancora non ho ben capito se schiuda perché si arrampica la ninfa e poi esce fuori dei sassi. Io l'ho visto in tutte le maniere, perché l'ho visto venire. Il concetto della diurdi, comunque della retrogenia. Esatto, io l'ho vi, però l'ho visto uscire dall'acqua. Il Nosus non fa una vera e propria schiusa. No. Arrampica, fa la butta, esatto, comunque sono sempre vicino a riva, ti vengono... La nitrogena in questo caso invece, specialmente la semicolorata, la germanica e quant'altro, schiudono, ecco perché quello che hai detto tu all'inizio si verifica, perché comunque spesso e volentieri per massa o per tensione superficiale queste mosche rimangono intrappolate, esatto. Esattamente, sono molto vicino a riva, quindi manco entri in acqua, stai lì silenzioso. Come ho detto, battezzi il tuo posto, perché non hai il tempo di andare avanti e indietro per il fiume a cercarti le bollate. E lì è il casino, però lì viene fuori l'esperienza di tante volte che ci vai e tante volte che vai e magari, cioè, la mosca rimane nell'occhiello della canna, nell'anellino della canna, quando c'è l'anellino. Quando c'era. Quando c'era. e quindi, però cioè, quando succede è bello. Allora, l'Epeirus ha un colore del corpo giallo-bruno, comunque non è un colore scuro, delle ali grigio-screziate, e io le farei sempre con la gallina grigia, anche se a maggior ragione quello che dicevo prima dell'impatto visivo viene, cioè, si rafforza questo concetto ancora di più adesso, perché peschi proprio nel buio. E quindi il controluce è importante, nel controluce la trota dovrebbe vede chiaramente questo insetto, quindi francamente il colore dell'ala mi interessa poco, lo facciamo grigio perché è bello farla grigia, ma certo. L'importante è che veda la sagoma, ecco, e che la veda lei. Quante volte abbiamo preso delle trote che, cioè, noi sapevamo che la mosca era lì, ma non la vedevamo mica, vedevamo la bollata e ferri sulla fiducia. E quando succede che ferri sulla fiducia bene, al buio, è proprio bello. Cioè, proprio bello, perché poi ti puoi permettere di ferrare bene perché è un bel filo del 4X o 3X, perché queste mosche grosse se no non le lanci, e dall'altra parte c'è... Poi cerchi sempre il controluce. Cerchi la postazione in controluce, certo, e dall'altra parte diciamo che... C'è sempre un pesce interessante. C'è un pesce interessante. Sì. Ecco, una cosa, dicevate prima della scarsità di schiuse, in tutta questa situazione probabilmente gli ultimi due anni le schiuse di Epeirus sono state un po' più scarse, cioè ci sono state delle belle schiuse anche quest'anno, ma non ho visto una continuità, non è tutte le sere uguali. Bisognerebbe capire se la rarefazione è un fatto ciclico oppure è dovuto a fenomeni oggettivi. Quindi, guarda Riccardo, io mi accorgo che sui fiumi, guarda, io sarò pessimista, non so cosa dicono gli altri, ma io devo dire che noi quest'anno sembra che si parli perché frequentiamo questi ambienti, quindi parliamo di quello che conosciamo, certo. La schiusa è stata Madonna, cioè, Madonna. Veramente, anzi, la cosa per esempio molto strana è che gli adionuri, scusa, le retrogene, che generalmente schiudono intorno alla metà di marzo, anche un pochino più avanti, quest'anno per esempio sono state molto premature le schiuse, sono iniziate perché è stato un inverno mite, perché è stato che credo, quindi probabilmente c'è tutta una situazione di sconvolgimenti vari che portano a questo. Poi è vero quello che dici tu, purtroppo in giro adesso al di là della Dora, frequentando anche altri ambienti, effettivamente le schiuse però anche in po', comunque quelle poche volte che siamo andati un po' a Villafranca è pieno di betis, è anche vero che anche lì il Po non vede una piena da secoli, quindi è pieno di ranuncolo, pieno di... il fondo è maturo. È quello il problema è che se il fondo è maturo, se il fondo può contenere
gli insetti, le larve, eccetera, eccetera. Io ho l'impressione che in mantellina con tutti questi svasi. Ah, sicuramente no, non è deposito, trovi i fossili. No, infatti. Allora, scusate, qui ho fatto la stessa cosa di prima con le quattro ali, faccio la stessa cosa di prima. Ho scelto delle piume più grandi. Questo è un ramo del 10, non è più il 12. Ho scelto delle piume più grandi, forse anche troppo grandi rispetto. Sicuramente non c'è la proporzione con l'amo, però voglio avere una mosca che nel controluce si stagli e che il pesce veda e che riconosca come il cibo che sta cercando. Certo. E poi anche una mosca che comunque in una situazione di penombra, cioè vuol dire l'immettitatività va a farsi friggere, non serve più e magari io riesco ancora a vedere, ecco, perché magari una sagoma, una mosca un po' più grossa nel controluce la riesco ancora a vedere. Qui la coda la faccio con il fagiano, 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 l'ho visto prima, eccolo qua, la faccio con il fagiano. Il fagiano normalmente prendo, lo prendo, vado sempre sui dispari, ma non c'è una, un motivo, lo prendo 3 o 5 fibre, a seconda di quanto la voglio fare cicciotta. Tenderei a prendere, vediamo un po' questo com'è. Ecco, il fagiano è la rottura di balle che rimane, come dire, sono una di fianco all'altra, no? Le fibre, e quindi sono spesse, le messe sul calamo, una si gira di qua, una si gira di là, quando ne prendo 5, le stacco e le metto una sull'altra in modo che mi rimangano, non so se mi sono spiegato. Ecco, ok, vedi, già questa volta è andata, lo rifacciamo, tac. Ok, una bella coda tipo spinner, anche se in realtà non è uno spinner. Il corpo, visto che stiamo sempre sul vintage, raffia. Qualcuno di voi ormai usa la raffia per fare le mosche? Ah, raffia. Io l'ho usata solo per fare la... i cestini di Natale? No. Per fare quella in, tipo Catskill. Per fare la variant? Esatto. Quella che c'è lì? Sì, da qualche parte c'è. Io l'ho usata per le ali. La raffia naturale? E non ti si frulla? In effetti. Ah. Ma avevo visto un dressing su un libro piuttosto vecchio, quindi giusto per provare. La raffia è uno di quei materiali che se si vanno anche lì a riprendere le mosche di Madame de Chambéry, di Debussy e compagnia bella, è un materiale che nella scuola francese è sempre stato utilizzato tanto. È un po' una rottura di balle montarla, però l'effetto finale poi, ma non tanto per l'imitatività, perché poi veniva usata per le grandi mosche di maggio e anche per gli Epeurus. Nella serie gallica probabilmente l'imitazione di Epeurus ha la raffia come base per, no, forse l'imitazione della mosca di maggio, non mi ricordo più, di maggio, comunque c'è anche, l'avevo fatta, avevo provato a farla, c'è su, questa la leggo qua in diretta, scusate. Come dimensione leggermente più piccola, l'Epeurus, sì. No, no, cercavo solo il riferimento nei dressing classici. Allora, siccome la raffia è una rottura di... Questa la usi per il corpo? Questa la uso per fare il corpo, sì. Faccio il corpo e poi lo faccio un'anellatura di nuovo col filo rosso di prima. Si può usare un filo nero, un filo marrone, ma questo rosso qua mi piace, allora... lo uso. Quindi prima il filo, facciamo un po' di base di sottocorpo perché poi la raffia proprio non la piego su se stessa perché poi diventa difficile girarla, si forma un ebitortere, una schifezza. Allora uso proprio la piattina, diciamo, e quindi non mi dà spessore quando faccio il corpo. Allora qua uso tutto quello che posso, sia l'eccedenza della coda, un po' di giri di filo, lo stesso filo che uso per il rigaggio, insomma, cerco di avere un supporto.
Allora, la raffia la metto sul morsetto in maniera tale poi da girarla verso di me, perché poi il rigaggio lo faccio dall'altra parte, quindi si incrociano i versi e mi dà più, più robustezza, robustezza. Ok. Ok. Giallo. È un giallo, sì, un beigiolino. Ce l'ho anche verde, oliva e poi un pochetto rosso scuro, bordeaux, che in realtà era usato in un ristorante per chiudere il tovagliolo. Ho detto, guarda un po'. Non credo di averci mai fatto una mosca, eh. Ok. No! Se l'ho ripreso in tempo di qua? Sì, perfetto. Ok. Ok, e questo giro il filo, faccio l'altra, l'anellatura in senso contrario. E poi vado a finire con come prima, come la spente di prima. Scelgo due Eccles, insomma, magari scegliamo altri colori. Ecco, diciamo che qua la, come ho detto, l'Epeurus ha le ali screziate, no? Grigio screziate. Quindi potrebbe andare bene un dan e un rosso, oppure anche questo. Cioè, qui dipende, se voglio mettere alla fine la pernice, allora uso dei colori solidi. Se la pernice non la mettiamo e lasciamo la screziatura, gliela diamo col gallo, faccio solo col gallo. E quindi misco un grizzly. Ecco, questo è un vecchissimo Metz, ma vecchio vecchio. Questo qua probabilmente faceva parte del pacchetto dono dell'inizio della storia di costruzione. Se un torace lo fai con dadi? No. No. No, però ci sta. Cioè, Gigi Gallina fa il torace con un po' di dabbing. Qui mi serve che la mosca stia, cioè a differenza di prima, qui la mosca un po' a galla ci deve stare, proprio perché la voglio vedere, vorrei vederla, insomma, capire, cercare di aiutarmi nell'azione di pesca. Quindi uso un rosso e un grizzly. Questo vuol dire, se metto il grizzly, che non possa mettere la pernice, ci mancherebbe altro. Anche qua cerco di stare un po' sottodimensionato con l'Ecol rispetto alle ali, proprio per... No, forse c'era una. Sembrava, infatti, ricordavo un'immagine così. Okay.
cerco di passare dove ho lasciato gli spazi. Sai cosa dobbiamo cercare, Riccardo? Di girai col che tengano. E qui sono veramente scarso. Quelli col gommino. Quelli col gommino. Ce l'ho col gommino. E quello, forse è quello che tiene meno di tutti. Quello con la pinzetta una volta avevo. Non mi sono mai trovato bene, non so neanche più dove sia. Certo non è qua. E comunque questa ricerca, diciamo, della mosca più bella, ma non perché se l'ho fatta io, più bella nel senso che è proprio più bella di suo rispetto a una mosca fatta per andare a pescare e basta, è venuto fuori negli ultimi anni per controbattere quello che io e altre persone con me riteniamo un po' un appiattimento nella pesca, nell'approccio alla pesca mosca, cioè fare delle mosche, andare a pescare, basta, il famoso concetto che da noi dicono tutti, basta che acchiappi, è una mosca questa bella, acchiappa, per giustificare un'incapacità, una non volontà, una pigrizia nel cercare di migliorare comunque un aspetto della pesca mosca che è determinante secondo me. E quindi questa cosa c'è un po', è stata anche un po' una molla di questi anni, ne vorrei proporre, ma non proporre perché qualcuno segue, cioè io mi proporre qualcosa di non di nuovo, ma di qualcosa che già esisteva prima, ovviamente fatto con i materiali oggi a disposizione, con le attrezzature oggi a disposizione, perché poi penso che i vari signori che facevano le mosche classiche non avessero un rezzetti rotari, una luce sopra, eccetera, eccetera, avevano i loro nanosilk, questa roba qua. Ecco, qui non ho messo la pernice perché, come vedete, la cosa, ecco qua, ho fatto il primo giro, non ho strappato bene tutte le barbule e ci sono un po' di barbule lunghe e troppo morbide, però infatti ho sollevato quelle di troppo. Dove sono le altre? Qui ce ne sono due. Ah, ecco. Tre. Ok, perfetto. Fai tu perché non vedo. No, fai tu perché sono due. Prego. Questa è una mosca importante, grande, ma serve per fare questa pesca. Non c'è la stessa cosa, la facciamo con la mosca con le ali in capriolo su taglia del 10. La stessa cosa, bisogna avere una mosca grossa perché deve attirare sto pesce, poi deve sceglierla in mezzo a quella moltitudine di insetti veri che ci sono. In qualche maniera devi bisogna attirarli. Forse facciamo una variant. No? No, non so, ditemi voi. Perché poi alla fine i concetti sono questi che si tendono. Possiamo fare una sommersa? Però la cosa, facciamo una sommersa, ecco, bravo, bella idea. Sì, però finalmente vediamo una costruzione, c'è una bella costruzione ancora su, come dicevi tu prima, sono modelli classici finalmente, modelli storici, fatti con materiali, vabbè, che consumano. Va bene, certo, quello che c'è. Quindi fatte veramente pulite, fatte bene, fatte molto bene. Sì, probabilmente queste che ho fatto adesso magari sono anche meno precise di quelle che faccio a casa, però chiaramente il tempo che ci dedico a casa un pochino di più, un po' di attenzione, cioè hai più tempo insomma per guardare anche le imperfezioni. Qui volendo farvene vedere un po', qualcosa forse è sfuggito, ecco, adesso vedevo questa mosca qui come ho girato, lei con i grizzly, sono rimaste quelle barbule della base un po'. D'accordo,
Eh beh, ma fai incavolare però. No, piuttosto che la sommersa, che non ho portato, non ho portato il dubbing, ho solamente la lepre. Comunque, volevo come? Volevo fare la Marsh Brown con tutta in soft echo, quindi gallina e pernice e basta, senza ali. Se ti serve qualcosa, chiediti se l'ha dato. No, volevo fare questa mosca, che anche questa è un'altra mosca che mi piace. Mi piace molto, è in azione di pesca, è molto, molto duttile. Perché? È un 12, l'amo è di nuovo un 12 perché sono di nuovo tornato sulla Marsh Brown. E questa mosca ha, diciamo, cioè un utilizzo praticamente da secca, da sommersa, perché un po' ingrassata sta sopra, invece avendo solo due o tre giri di gallina e la pernice davanti, comunque sono heckel che assorbono, se non le ingrassi o se tendi, la bagni, la mandi appena sotto il pelo dell'acqua, quindi è una mosca polivalente. Prendi il concetto di prima, è mosca che acchiappa, però si può fare bene. Si può fare bene, anche qua l'unica novità rispetto a prima, voglio dire, non è che stiamo facendo chissà quali opere di ingegneria, è che è proprio questa duplice col morbida. In realtà la coda e il corpo sono fatti esattamente con i materiali di prima e quindi andiamo. Ecco, questa qua la incominciamo dalla fine perché comunque non metto le ali. Metto le ali, facciamo una bella coda scuola Orbis, anche un pochino più corta. Anche troppo più corta. E prendo di nuovo il calamo, sperato. Qual è quella di raffia? Sì. È bello, vero? Sì, sì. Proprio un bel materiale. Ma la durata di questa mosca in acqua? Ah. Nel senso prima che affondi? Eh no, perché con la raffia magari... No, no. Fatto il rigaggio apposta. Il rigaggio mi dà strutture. Per dare un po' più di strutture. Perché se non male carta. No, è una fibra vegetale. Ah. La raffia è una fibra vegetale. Non me la ricordo più consistenza. Mi ricordo che la usavo a scuola quando... Due anni fa. Esatto. Sì, l'avevo a scuola. Appunto. Allora, qui è Marsh Brown. Un bel corpo ciccioso. La durata in acqua non te lo so dire, non ho, però è una mosca che dura. No, anzi, poi è chiaro che becchi i denti della trota, vabbè, ma lì qualunque materiale. Ma tu pensi alle mosche, quelle dei Bressoni? Erano tutte così. Le mosche di maggio c'hanno un corpo in raffia. Andiamo a cartoleria per la raffia. Che male mi devi pagare per la cosa. Forse ci ho giocato troppo con la... Ok. Gallina rossa. Di averla messa nella borsa. Questo
Ma non ho preso la gallina? Mi cade tutto il progetto? Possibile? Ah, eccola qua. Allora, qui prendo una piuma di gallina e una di pernice. Quella di pernice è più grande come prima. Hanno l'ardiglione le mosche, sì. No kill. Questo kill lo fai benissimo. Esatto. Senza nessun problema. Allora, io... Abbiamo anche con Valerio l'anno scorso a Lucci. Esatto. Abbiamo parlato più volte. Allora, io... Come ho detto, andiamo in Dora, non è una pesca facile, non è, è una pesca che ti dà, prendi tante sportellate in faccia, se attacchi una trota da 50, 60, 70 centimetri, francamente voglio avere tutte le armi dalla mia parte. L'ardiglione non cambia la storia su un pesce di queste dimensioni. Poi è chiaro che se vai in una riserva o sull'Unez o sul Rimini, che dove attacchi i temoli uno via l'altro, e non solo tu li attacchi ma anche gli altri, allora è giusto ma anche le trote, vuol dire, se anche attacchi le trote una via l'altra, trote da, 10, da 20 cm, da 30 sì, le rovine, cioè su dove c'è una continuità di cattura, cioè, eticamente se è richiesto la posizione certo, ci mancherebbe altro. In Dora non è richiesto e io mi sento dalla parte della ragione a non usarlo, proprio perché so che vado a incocciare in questi pesci qua che hanno una bocca che queste te mosche qua manco se ne accorgono. Cioè. Ho notato che volevo tomare solo per questioni di costruzione qui e basta. No, no, ma, bene. Ma no, no, ma è giusta l'osservazione. E mi stupisco che sia arrivata a fine serata, non prima. Me l'aspettavo. Ma io altrettanto sinceramente lo dico. Cioè, in queste situazioni voglio essere dalla parte della ragione. Non voglio rischiare. Quindi anche l'attenzione, no, da parte di questo discorso dell'ardiglione, no? O non ardiglione. Poi si usano per esempio in pesca mediamente fili molto sottili. Esatto. Trovo che sia un po' l'incongruenza, no? Sì, questo è ragione. Questo è un discorso molto, molto giusto. E quindi io... lui sembra, adesso sembra che siamo un'associazione... A delinquere. Però, visto che insomma sono 10 volte, 9 volte andiamo a pesca insieme, quindi è chiaro che... succede così, anche pensiamo a volte anche allo stesso modo, ma preferisco e lo faccio molto più volentieri di mettere un filo e rischiare magari di non far salire un pesce, cosa di avere un filo un pochino più robusto, proprio per cercare di stressare il meno possibile il pesce, non solo di anche non spaccare il meno possibile, non spaccare, e poi comunque conseguenza anche del fatto che mosche così è chiaro che non le puoi usare con un filo sottile, però se posso completare quello che dici tu, il fiume europeo che almeno io ho frequentato di più nel corso degli anni, ma proprio come numero di volte in cui ci ho pescato, è il Gasca. Allora il Gasca ha mosche piccole, finali sottili, perché se no... mosche piccole perché ci sono le betis e quindi quello puoi fare. Finali sottili fino a un certo punto, perché con finale del 10, del 12, quando c'erano le ridee belle del Gasca, non le tieni, non le puoi tenere, ti vanno negli erbai e tante volte lasci la mosca in bocca alla trota. Allora, in questi, anche qui, negli ultimi 10 anni, vai in Gasca, io ho pensato di fare delle mosche non così tanto piccole, quindi usare invece del 18-20, usare un 16, non un 14, però un 16 di questa del Patridge, già un bell'amo, robusto, wet, per fare le mosche secche vestite pochissimo, qui va bene il canard, ritorno al canard, un giro di quill di pavone, e questa mosca si piazza proprio su questa tensione superficiale del Gasca che è clamorosa, pescando con un 5X, raramente un 6X, perché sennò non le puoi tenere, una trota di 45-50 cm, un'eredità del Gasca di queste dimensioni, è lunga 45 ma è larga uguale. È impossibile da tenere, e allora l'etica di cui parlavamo prima mi ha portato anche l'etica, oltre che avere un'azione di pesca più efficace, a utilizzare questo tipo di soluzione, e le trote le prendi lo stesso, perché poi alla fine qui parlo di qualcosa che non è il mio, perché sono una bestia sul lancio, però se la mosca la presenti in una certa maniera
il filo e la dimensione della, della mosca stessa vengono molto meno, sono molto meno determinanti. Poi io la presento in una certa maniera, quelle che sono le mie capacità, quelli più bravi la presentano in un'altra maniera, però insomma si cerca di arrivare a un... Anche lì, anch'io dicevo, come dicevo prima, la costruzione basta mosche che acchiappano, basta che acchiappino. E io il lancio dico basta che la mosca arrivi lì. E non è proprio... Ho imparato a mie spese e ho cercato di migliorare con quelli che sono le mie capacità la tecnica di lancio per arrivare un po' meglio. Volevo cercare una piuma piuttosto, però non ce l'ho più, porca miseria. Mi tocca usarne una chiara. Vabbè. Volevo usarne una di quelle per mantenere la tonalità, una di quelle scure, però non ce l'ho. Che qua. Avete visto che mentre montavo la... Cioè non sono stato tanto per il sottile, cioè la piegavo indietro la piuma di gallina, perché questa voglio, cioè voglio che vada indietro la piuma. Allora, questa è la mosca, non mi piace perché questo bianco è troppo sparato. Io purtroppo non ho portato, avevo un sacchettino di pernice che avevo tinto col tè, ma non l'ho portato. Non l'ho portato, vediamo se riesco a recuperarlo. Che non ce l'ho, porca miseria. Se questa è un po' più scura. Mi dispiace, non ho la piuma giusta. Proviamo una di queste, no? Queste qua sono quelle della parte alta della pelle, non hanno la curvatura, sono un po' una rottura di scatole. E poi sono sottilissime. Bisogna avere una delicatezza. Ok. Ecco. Si vede, no, la differenza di tonalità. Cosa? Dal video si vede. Beh, prima sparava tantissimo, proprio bianca. Beh, ma come si vede lì? Potrebbe diventare già. Ma questa è anche la luce, sì. Bisognerebbe avere una luce blu. Blu o bianca. Ecco, sulla testa io ho fatto le mie battaglie nel gruppo dei nostri amici. Per me la testa della mosca deve essere fatta bene, deve essere proporzionata, deve essere giusta. E qui ho preso, tra le varie cose che ho preso, no, in giro, la tecnica delle teste delle mosche da salmone, che sono belle, verniciate, nere, tonde, lucide. Quello è un altro bel capitolo di costruzione che tu hai lanciato
Io ho provato ad approcciarlo, poi quando ho capito quanto costano i materiali ho detto va bene, siamo contenti così. Ecco, questa cioè, scendono le March Brown, questa non ci sono, non c'è niente da fare, certo è meno complessa, meno completa, più banale forse, non lo so. Eh sì, poi se le ingrassi un po' sta su, se lanci e non le ingrassi la tiri un po' indietro, va sotto e fa il suo lavoro. Molto bella questa. Che ora è? Sono le 23:27, facciamo in tempo a fare ancora una? Sì, direi di sì, egoisticamente parlando. Facciamo la cosa, facciamo... Allora, facciamo la variant o facciamo la Serenas? La Serenas, questa spenta di... è l'imitazione delle Peurus, delle spente della serie spagnola. È un processo un po' lungo. Allora facciamo un bel nome. Facciamo quella? Facciamo la Serenas. Sì, adesso... i bulgari! È vero. Però ci ha dato soddisfazione cercare di replicarla, perché anche capire i passaggi costruttivi, poi non è detto che quelli che facciamo perché le abbiamo recuperate insieme un po' le nozioni, poi la faccio io. Però non è detto che siano quelli corretti, perché anche lì come le devo, chissà quale. Si chiama Serena perché motivo? Si chiama Serena, se non lo so perché. Non mi chiedavano in Spagna. Esatto. Era la produzione che facevano negli anni 80, di questi moschi e fatti da in Spagna. Allora, anche questa, quattro ali, e quindi ormai questo concetto l'abbiamo sdoganato. Quattro ali, grigie, la Serena si è fatta con il collo, quello lì. Anche qui. Come facciamo la Serena? È lì che siamo arrivati a comprare, sono arrivato a comprare questo collo per fare quella mosca lì. Perché se faccio la Serena è sostanzialmente un Palmer in quattro ali alla fine della fiera, ma se faccio un Palmer con un collo che non sia quello, non viene quella mosca lì, perché viene una mosca troppo troppo ricca. Oggi prima di partire guardavamo in negozio, aveva una serie 4-5 mosche fatte fare da qualcun altro ed erano fatte effettivamente con dei colli uno schifo, no, perché magari qualcuno le compra. Sai come la pensi? Però non era quello. Allora diciamo, che collo ci vuole per avere volume e per avere comunque allo stesso tempo leggerezza, e lì siamo arrivati a quelli. Allora, le quattro ali in gallina, ecco, qui ci vorrebbe il gallo. Eccole qui, ce l'avevo, vedi la pernice tinta nel tè. Ci vorrebbe il gallo. Io il gallo Dan con delle piume arrotondate non ce l'ho, e quindi uso di nuovo la gallina, che però nel frattempo si è spostata. Allora, scusate, faccio solo un attimo d'ordine, perché se no non capisco più niente. Questo non è... questo li metto qua. Questo lo metto qua. Ah, era qui l'altra gallina. Ma Dio buono. Questa la rimettiamo via. È il destino del tavolo del Fly Italia. Casino. Ciao Valerio, tira fuori sto collo. La gallina grigia, dove l'ho messa? Era qui. Ah, eccola. Allora, quattro, anche qui, siccome ci vorrebbero le punte di gallo, perché l'ala c'è, è presente, ma non deve essere così evidente, così grossa come prima, perché il gallo è molto esile, quindi non c'è bisogno di avere quello stacco di cui parlavo prima, cerco di prendere delle piume più piccole. E qui non c'è più quella necessità di sproporzione di cui parlavo prima, quindi... diciamo che la mosca segue i canoni di proporzione rispetto all'amo.
tradizionali. Allora qua, scusate, mi ripeto, ma questa prima fase è esattamente uguale a quelle precedenti, quindi ovviamente dopo questa serata l'apertura la facciamo tutti in grotta. Certo, ma vi mando io le... vi dico io dove venire. Segnatela sulla... ci mandi la posizione. Vi mando la posizione, se poi per caso non prende la linea... Se non prende la linea, non... niente, pazienza, magari facciamo poi l'anno prossimo. Vogliamo prendere il negozio. Ci perdiamo per strada. Ci prendiamo il negozio alle 7:30. Da qualche parte andranno. Ma sai, Valerio, io so, tanto tu ci sei stato, quindi sicuramente avrai già raccontato. Sì, ma quando mi dicono di star zitto, stranamente sto zitto. Ma io infatti non ho secondo dato. Secondo me Valerio non si ricorda neanche. Se... si ricorda neanche perché è venuto qua stasera. Io seguo sicuramente i miei amici. Con il tuo amico cosa lì, non ricordo il nome. Chi è che ti ha portato in Dora? È qui stasera. Dov'è? Non lo so, ma te lo dico, ne hai due da scegliere. No! No, non Luca e non Riccardo. No, no, ho avuto con Luca. No, l'altro, che ho incontrato anch'io sul fiume. Michele. No. No. Quello che parla tanto. Luca, sì, hai ragione. È vero. Quello che parla tanto e cammina tanto. No. Chi è? È uno lì che sta, è di lì. È di lì il vostro? Sì, è nostro, nostro. Vabbè, non mi ricordo più. Allora, le ali le ho fissate e le lascio avanti per adesso perché ho bisogno di spazio per lavorare sul corpo. Code, gallo, anche qui un grigio scuro. Ecco, qui si vede esattamente quello che dicevo prima. Vai a trovare delle fibre lunghe belle su un gallo genetico. Hai fatto l'invernale di Mazzè, no? No, io non vado a Mazzè da 12 anni. Non ci vado, non ci andiamo più da una vita. E devo dire la verità, non fare, ecco, andare a Mazzè era bello, perché innegabile. Tante belle trote, di bella qualità, grosse. Però non andare più a Mazzè e rifrequentare il libero e quindi faticarsi molto di più i pesci, le situazioni, ha dato nuovo spinta, almeno per quanto mi riguarda. Allora, il corpo della Serena si è in seta bianca anellato di rosso. Seta bianca, seta rossa. Ce ne sono due varianti comunque. Sì, scusa. Che poi cos'è? L'insetto femmina e l'insetto maschio? C'è un corpicino bianco. Bisogno del filo, bobina. In realtà l'avevano fatta anche totalmente bianca per imitare le schiuse di aiutatemi di oligoneuria. Ah, tipo quella. Perché è una mosca che poi vedrete ha molto modificata dall'acqua, è molto molto mitica, è un mito. Come fanno le quelle mosche lì, non so più quando schiudano. No. Chiaro, molto chiaro. Ecco, questa qui l'abbiamo, cos'è che l'abbiamo tirata fuori alla fine? Era questa nuova. Noi qua no. Sì, è giunta quelle parti di tu. Serenas, che io personalmente ho usato tanto nel 2021, la stagione passata praticamente non l'ho mai legata, chissà poi perché. Cosa?
suici li copri, non è che... Sì, come dicevo prima, li uso per il sottocorpo. Li uso per la conicità, per insomma, mi aiuta. Mi aiuta, forte anche del fatto che questo filo è molto più sottile, che quindi mi consente di fare questa cosa, ma non mi consentirebbe di fare un bel corpo perché è troppo sottile. Dove l'ho messo? Ecco. Allora, adesso ho levato il filo nero, monto il bianco. Aspetta, fatemi pensare ai passaggi, però non faccio così, faccio prima un'altra cosa. Monto prima la piuma che deve tornare indietro, che fa da Palmer. Allora, e col rigaggio poi la ferma, esatto. Allora, questa qua è bella, la uso poi dopo per l'ecol di... Questa qua è un po' troppo grande. Questa qua è grande. Sono americani i fili chiusi? Questi? No, sono francesi. Li ho presi lì da 54 di Street, ho preso i galli. Quel collo lì, ma proviamo sti fili, queste sete, perché poi sono proprio belle, quelle che dicevo prima, che se li mischi insieme fanno quell'effetto di rigaggio. Allora, una piuma con le fibre un po' più corte rispetto al gap, cioè rispetto alla proporzione, dov'è? Non ho messo il filo alla proporzione del gap. Allora, qui voglio vedere come sono messo. La piuma la fisso qui, se riesco a centrarla, ok, poi vado indietro, me la tiro dietro, questo lo levo anche dopo, e poi fisso il filo rosso in coda, fisso il filo rosso, ok, torno avanti, faccio due giri e faccio il culo rosso come i babbuini. Esatto, faccio il culo rosso, lo copro con il bianco, torno indietro col bianco, non sono le uova, è solo uno spottino, non so cosa, non te lo so dire, sinceramente non lo so. Ok, a questo punto questo mi è già bene rotto marroni, lo fisso lì, oh, cazzo, ho fissato male io, ma non c'è problema, lo ripinziamo. Il vantaggio di questa cosa qui è che, essendo un Palmer, le magagne si nascondono un po', non tanto, però si nascondono. Ok, sono sottili queste piume, sono difficili da tenere, soprattutto andare dall'altra parte non è proprio ok. 1 2 3 4, ok, recuperiamo questo. Spiegato, hai dato la conicità inversa. Sì, l'ho fissata, sì scusate, l'ho fissata dalla parte grande del calamo, in modo da... Adesso fissi col rigaggio. E adesso ci passo sopra col rigaggio in modo da bloccare il tutto. Ecco, questo filato qua è molto bello, da un bel effetto, soprattutto fa l'effetto vintage. Ovviamente non consente di avere dei corpi perfettamente lisci, perché è un cordino, poi alla fine, per quanto piccolo sia, è un cordino. Avevo trovato una bella piuma, eccola qua.
prima fisso la piuma, poi la piuma grande per fare il collarino, e poi separo le ali, dopodiché finisco. Però faccio un'altra cosa, chiudo, no, cambio il filo, ritorno col nero perché la testa va nera, mi stavo dimenticando. Ok, andiamo indietro di qua. Separo le ali. Ecco, il brutto della gallina è che rimangono sempre le fibre di base, erano un po' rotture di balle, però l'effetto finale dell'ala è, secondo me, molto più bello rispetto a un gallo di adesso. Poi un gallo fa bello magari. Comunque sembrano delle piume corte che non ti bastano, in realtà sono allo stesso tempo piene ma leggere, eteree, quindi alla fine, come ho detto prima, il loro lavoro lo fanno e ti trovi una bella mosca, ecco. Ecco, vedi, questa è un po' più grossa e quindi si completa l'effetto conicità dato dalla piuma legata al contrario di prima. Recuperiamo ancora due fibre. Sì e no, perché è proprio leggera questa icola, l'hai sentita com'è? E proprio perché è leggera ed eterea, ti consente di fare un palmer che secondo me è assimilabile a una spenta senza palmer, perché così è leggera e ha, l'effetto è quello, l'effetto è che hai l'immagine, se pensi di essere una trota sotto, hai l'immagine di queste ali spianate. Queste le ingrassi? Poco, sicuramente non le ali. Okay, ingrasso il palmer o l'ecol, ma veramente poco. Veramente poco, ma anche perché non sono mosche che lanci in continuazione. Cioè l'azione di pesca è un'azione di pesca di chi trovi una bollata e ci lanci. Sale o non sale, non è una mosca che poi sta in acqua così tanto, e quindi tendenzialmente no. Poi dipende sempre dalle situazioni. Ecco. Fatto. Ok. Scusate, quello so guardare. Dov'è la molletta? Stavo guardando. Qualcuno c'è meno la molletta che c'è messo prima le mosche? No, ma l'ho parcheggiato qua sul tavolo. Ah, ok. Grazie. Grazie. Vabbè, c'è un peletto sulla testa che non sono riuscito a levare. Iaiai. Finiamo male. Ecco, io la faccio girare e ne approfitto per ringraziare Gherardo per la bellissima serata. Naturalmente fagli meno, sappi che le mosche che hai fatto stasera, certo, stanno lì. Le mosche che hai fatto stasera paga pegno restano al club. Io ringrazio voi per la fiducia, per l'ospitalità. Complimenti per veramente bellissimo il club, bellissima sede. Ci sono poi soci un po' più male. Ma va bene.
sembra di capire che il regime dittatoriale comunque consenta di tenere tutto sotto controllo. E sono contento comunque di aver potuto condividere comunque 40 anni di pesca mosca, perché alla fine questo è il sunto di 40 anni. Poi magari domani cambio ancora, cioè, sicuramente cambio. Se io oggi guardavo, no, ieri sera guardavo, volevo prendere delle mosche da portare qua per vedere, quindi nella scatola di pesca dell'anno scorso, cioè le mosche che ho usato fino a maggio. Cioè, ma lo sapete che probabilmente se avessi il tempo me le rifarei tutte, anche se il concetto sono quelli, sì, sono questi, sì, qua, perché comunque fare le stesse mosche, però le rifarei, perché probabilmente l'azione di costruzione cambia in continuazione, e questo è anche bello. Ti capisco, quando si aprono le scatole si guarda, si dice quasi quasi si, si ha sempre la voglia di rifarle, ma sì, perché poi per carità io poi le stipo, quindi rimangono tutte un po'. Infatti alcune di queste, le due Serenas che sono qua, le ho messe sul vapore ieri sera perché erano impresentabili, ma non avevo di meglio. Quindi ho detto, il filo sottile per montare ti ha cambiato qualcosa, il numero dei giri? Mi ha cambiato moltissimo, mi ha cambiato moltissimo il filo sottile, perché ci devi pensare, cioè, rispetto al passato ti viene un no, ormai no, no. È questo. Questo qua, questo è il filo tradizionale, questo è un 6/0, questo qua non mi ricordo. Fissi con pochissimi giri, ma soprattutto tiri tanto e quindi il materiale si fissa di più, e tiri perché non si rompe, perché è nylon alla fine, non è cotone. Porca miseria. No, no, è un filo che cambia, che cambia la storia. Usi il nylon silk con la portale, con la Superfly. Questo qua è quello che ho trovato, l'ultimo, sì, sempre fly questo. Ne avevo trovato un altro, l'avevo preso da Garuma, non era sempre fly, era un'altra marca, ma è la stessa roba poi alla fine. Secondo me quello è, vero, e non è che infatti. Adesso gli hanno fatto aggiungere la spessore infinitesimale. Qua c'è la mosca. Non so se l'avete vista nella scatola, quando parlavo prima delle piume del gallo limusine, delle moschine piccole che ho usato su Ribini, che è quelli qua. Queste qua, questi piccoli spinnerini, non so se le avete tirate fuori, avete visto che piume sono. Quasi cura per la scatola. Prima che mi parte. Sa che dall'altra parte. Esatto, infatti. Sono proprio un'altra cosa. Questa parte qua sicuro, la combinazione. No, sì, lì. No, non voglio fare danni. Non vuoi fare danni? Di fare puff, e poi dopo. Vabbè, non ce ne sono tante, cadono. Però. Poi rimangono attaccate le mani di Valerio. Queste manine qua. Questi il gallo limousine è un gallo nativo della zona centrale della Francia, la zona del Museo, ed è un gallo che è molto simile al galopardo, molto simile come lucentezza, è bellissimo. Purtroppo qui la scorta di Riccardo è finita, ha solo piume piccole, ma si possono, cioè i siti francesi ci sono sicuramente, adesso io non l'ho viste le produzioni nuove, ma è proprio bello. Cosa c'è? Che partita c'è? Stasera? Sono i rigori?